State ascoltando Nuvole e passeggeri. Ed eccoci, gentili ascoltatori e soprattutto gentili ascoltatrici, ad una nuova puntata dell'Almanacco! Vi ricordo che potete seguirci sul sito nuvolepasseggeri.it e per non perdere nemmeno una puntata iscrivervi al nostro canale YouTube Nuvole e Passeggeri. Siamo ormai alla nona puntata ed oggi è giovedì 16 marzo 2017 e cominciamo a passeggiare con la testa tra le nuvole insieme al nostro mitico Sal. Buongiorno Sal! Buongiorno! E allora, per la rubrica Cinema e dintorni, i film, i grandi classici in VHS, che cosa ci proponi? Allora, dovete vedere se... Non avete visto, ma mi sembra molto difficile perché è un film veramente famosissimo e molto bello. Dovete vedere Full Metal Jacket di Stanley Kubrick. Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi? Sì, signore! Questo qua è un film che diffama la guerra e l'esercito. È un film molto bello, girato in Inghilterra, è acclamato come uno dei film di guerra più belli dalla critica. Comunque vedetelo, per quei pochi che non l'hanno visto, ve lo ripeto di nuovo il titolo, Full Metal Jacket. Cast, com'è? Un cast d'eccezione o sono attori sconosciuti? Chi abbiamo nel cast? No, c'è Matthew Modine, poi c'è Vincent D'Onofrio, insomma degli attori abbastanza famosi, diciamo. Di tutto rispetto. Sì. E invece La Schifezza. Passiamo alla Schifezza. Allora, c'è un film del 1996 con Keanu Reeves e Morgan Freeman che si chiama Reazione a catena, dove c'è un Keanu Reeves veramente espressivo come un pezzo di legno. Se proprio dovete vedere un film che non vi piace, che io ve lo sconsiglio, se appena lo vedete da qualche parte non lo vedete. Si chiama Reazione a catena di Andrew Davis. Ecco, non guardatelo perché la reazione potrebbe essere di quelle tipo che serve urgentemente un bagno. Credo proprio di sì. Perfetto, Sal. E ho saputo che sei tornato al cinema di recente, quindi ci puoi raccontare qualcosa invece rispetto ai film nuovi. Cosa sei andato a vedere? Ah, sono andato a vedere il film Omicidio all'italiana. Devo dire che il film è comico, fa ridere, però è un pochettino stupidino, diciamo, come film. Cioè, è un po' troppo demenziale. A me mi ha fatto ridere, però avrei preferito una comicità più elevata. Senti, sei andato nei famosi mercoledì dove il cinema costa 2 euro? Sì. Meno male che erano solo 2 euro allora, mettiamola così. Meno male, meno male. E allora grazie Sal. Prego, ciao a tutti.
È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Buongiorno a tutti. Il santo del giorno è San Ceppato. San Ceppato! Protettore delle giunture, delle cerniere e delle zip. Inventore della miracolosa pozione, oggi nota con il nome commerciale di Svitol. Come io so, perché voglio credere nell'amore. E siete sempre su Nuvole e Passeggeri e questo è sempre l'almanacco. E come tutte le settimane ormai da un po' di tempo a questa parte, siamo con un ospite che ci farà fumare un po' i cervelli, ma niente paura, è qui con noi il supercomputer Al 9000. Buongiorno a tutti. Buongiorno Al. Che cosa hai calcolato per noi questa volta? Ricordiamo la rubrica, tutto in numeri. Ti ringrazio, tutto in numeri. Si svolgerà oggi contando la quantità dei dentini che giornalmente cadono ai bambini. Calcolando che le bocche dei bambini sono circa 800 milioni e che nel giro di 7 anni ne cadono 28 pro capite. Di dentini. Moltiplichiamo 800 milioni per 28... per un totale di dentini di 22 miliardi e 400 milioni, divisi per un numero di giorni pari a 7 anni per 365 uguale 2555 giorni, troveremo che in un anno ne cadono 993.348. In un giorno quindi ne cadono quasi 994.000. In un'ora ne cadono 41.389 e al secondo solamente 11. Tranquilli bambini, molto meno dei coccodrilli. Quindi cadono 11 denti ai bambini ogni secondo. Cioè in questo momento io conto 1, 2, 11, 22, 33. Esattamente 11. E dove vanno a finire tutti questi denti? Vanno sottoterra. Non li prende il famoso topino, quello che poi distribuisce soldini? Sì, forse, ma non sempre. A volte si può anche conservare. Ciao a tutti e ai bambini. E grazie al nostro Al 9000 e ai suoi calcoli incredibili. Ed eccoci ora con, attenzione, sorpresa, un poeta, Ruggero il poeta. Buongiorno. Buongiorno. Signor poeta, lei ha un'infinità di poesie inedite da presentare al nostro pubblico. È un talento, un nuovo talento della poesia, presto vincerà premi supremi letterari e ci presenta subito una poesia meravigliosa. Io l'ho sentita in anteprima, è una cosa pazzesca, una cosa mai sentita. Prego, Ruggero. Ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. Grazie Ruggero, avete sentito che roba incredibile, e alla prossima settimana. Alla prossima! Siamo qui con Mr. Robot e l'angolo tecnologico. Corso accelerato
talentuosi esperti di informatica. Ma io direi più che esperti smanettoni come me. Perfetto, corso per smanettoni. Avanti, di cosa ci parli oggi? Oggi vi vorrei parlare di come, diciamo, aggiornare con pochi soldi, con poche risorse economiche, ma andando, diciamo, a intervenire sul vostro PC per renderlo sicuramente più veloce e più prestante. E vorrei parlarvi dell'importanza della RAM e del SSD, Solid State Drive, che a differenza dell'hard disk, diciamo, è un disco, appunto, come potete tradurre dall'inglese, un disco allo stato solido, che è molto più veloce, fino a 10 volte più veloce di un hard disk anche di 5-10 anni fa, e con capacità di lettura e scrittura stratosferiche. Parliamo di millesimi di secondo per trasferire file, diciamo, da cartelle a cartelle, e pochi minuti per pochi secondi per trasferire anche film, musica o altre cose da hard disk esterni a dischi a SSD praticamente. E poi vorrei aggiungere che se voi andate, non per fare pubblicità, ma se voi andate sul sito della Crucial, un sito inglese, c'è un, scaricate un'applicazione, potete vedere quale RAM poter montare sul vostro computer o quali aggiornamenti poter fare sul vostro computer. E la RAM è fondamentale perché, soprattutto nei nuovi sistemi operativi, diciamo, è fondamentale per caricare i vari programmi, i vari servizi, che dato che ci sono sempre nuovi aggiornamenti, richiedono molta molta memoria virtuale. Io come RAM consiglierei le Corsair, le Kingston, le Crucial stesse, oppure come dischi allo stato solido consiglierei i Samsung, senz'altro, quelli, con quelli vai sul sicuro, ma gli stessi Crucial vanno bene come rapporto qualità-prezzo, anzi sono i migliori. E poi ci sono anche di altre, della Kingston e di altre sottomarche, che comunque stanno raggiungendo un buon livello, stanno raggiungendo ottimi livelli, diciamo. Perfetto, ringraziamo Mr. Robot per l'angolo degli smanettoni. Grazie a voi. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui. È un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città. Siamo all'angolo della posta del cuore, del fegato e della milza con il nostro carissimo dottor Asiago. Buongiorno. Dottore Asiago, la sua voce non mi è nuova, mi sembra di averla già sentita oggi, ma sarà un'impressione mia. Andiamo pure avanti. Mi dica. Allora, abbiamo qui le solite lettere, oggi due. Sono due, ma sono due, quindi non sono tre, però sono molto impegnative. La prima è questa. Caro dottor Asiago, io vorrei sapere da lei perché Marco se n'è andato e non ritorna più. Ma mi chiedo, che fretta c'era, maledetta primavera? Firmato Laura. Ti stai sbagliando, chi hai visto non è Francesca. A buon intenditore, poche parole. Ti stai sbagliando, chi hai visto non è Francesca. Lei è sempre a casa che aspetta me, non è Francesca. Se c'era un uomo poi, non può essere lei. Benissimo, e proseguiamo con la seconda letterina. Dottor Asiago, come mai si dice che il colore dell'amore è rosso e io quando vedo mio marito mi si fa il mondo nero? Sarai daltonica. E comunque sia, l'assa G.
E si conclude qui l'intervento del nostro esimio dottor Asiago. Buongiorno dottore, arrivederci. Arrivederci. È bionda però, non è Francesca. Era vestita di rosso, lo so, ma non è Francesca. Se era abbracciata a voi, no, non può essere lei. Diamo oggi inizio a una nuova rubrica di recensioni, cui diamo il nome di Repertorio Letterario. È qui con noi Giovanni. Cari ascoltatori, oggi recensirò per voi il libro Il romanzo della mummia di Théophile Gautier, edito da Newton Compton nel 1995. Prima qualche notizia sull'autore. Théophile Gautier, Tarbes, 1811, Parigi 1872, debuttò giovanissimo come pittore, ma l'incontro con Victor Hugo lo spinse verso la letteratura. Propugnatore dell'art pour l'art, l'arte per l'arte, fu definito da Baudelaire il mago perfetto delle lettere francesi. Tra le sue opere c'è Capitan Fracassa. Il libro Les Romains de la Momie è la straordinaria avventura del ritrovamento di una tomba egizia. Un papiro rinvenuto sotto il braccio della mummia narra la storia d'amore di cui è protagonista la bellissima Tauser e rievoca per noi la vita di una civiltà lontana e misteriosa. Con quest'opera Gautier si inserisce nella riscoperta dell'antica civiltà degli Egizi iniziata da Champollion, il decifratore della stella di Rosetta, e anticipa di mezzo secolo i risultati dei celebri scavi che portarono alla luce la tomba di Tutankhamen. Il libro è tradotto da Laura Ada Rossi. Concludo questa piccola recensione con i versetti della 49esima settimana del calendario dell'anima di Rudolf Steiner. Io sento la forza dell'essere universale, così parla chiarezza del pensiero, memore della crescita del proprio spirito, nelle oscure notti del mondo, e rivolge al vicino giorno universale i raggi di speranza dell'interiorità. Grazie. Di Nuvole e Passeggeri, è qui con noi il colonnello dell'aeronautica militare Mark Chain. Buongiorno a tutti. Salve Mark Chain, prima di sentire il proverbio del giorno, comunque le previsioni, devo assolutamente dirle che abbiamo ricevuto tante domande, ci hanno scritto in tanti e la curiosità ricorrente è come mai a Perugia c'è sempre assenza di vento? Perché se non trabuca del diavolo. I can't help myself. I've got to see you again. Passiamo ora alle previsioni del tempo di ieri. Sole a catinelle, temperatura in rialzo, assenza di vento, umidità al 50%, aria pulita. Per
per la sezione Dicerie e Proverbi. Oggi Mark Chain ci parlerà di... Quel che n'ammazza ingrassa. Che tradotto? Quello che non fa male, non ingrassa, cioè quello che non fa male, non ingrassa. Quello che ingrassa, quello che sgrassa. Quello che non fa male ingrassa. No, I won't go to share you with them. But oh, even though I know where you've been, I can't help myself. I've got to see you. Eccoci ora con Alice per la ricetta del giorno, prego. Allora, ed eccoci con la zuppa di pane d'uovo per la serie Artusi, San Giorgi e Toti, le ricette originali Artusi 2000. Di pane d'uovo. Ingredienti per 7 persone: uovo di gallina numero 3, farina di frumento tipo 0 30 grammi, burro 5 grammi, parmigiano grattato 35 grammi, brodo sgrassato di manzo e pollo 1,5 litri. Questa minestra sa di poco, ma vedendola usata non di rado né pranzi di gusto straniero, ve la descrivo. Uova numero 3, farina grammi 30, burro quanto una noce. Lavorate prima i tre rossi con la farina e il burro. Aggiungete le tre chiare montate e cuocete il composto al forno o al forno da campagna entro a uno stampo liscio il cui fondo sia coperto di una carta unta. Quando questo pane sarà cotto e ghiacciato, tagliatelo a dadi o a piccole mandorle. Versategli il brodo bollente sopra e mandatelo in tavola con parmigiano a parte, dose per 6 o 7 persone. È ipocalorica, ben si presta per iniziare un pranzo molto ricco di portate, la sua composizione appare sbilanciata nel senso iperproteico, iperlipidico, ma ciò non deve preoccupare in quanto il contenuto dei principi energetici è così basso che poco influisce sull'apporto nutritivo globale dell'intero pasto. Il colesterolo abbonda, mentre la fibra è assente. Ottimo, quindi una zuppa povera, un piatto, sì, povero. Un piatto povero, però molto energetico. Grazie mille, Alice. Arrivederci. E Almanacco per quest'oggi finisce qui, alla prossima.